Buonasera e benvenuti alla seconda puntata di Il Bianco e il Nero. Adesso io dovrei fare i ringraziamenti, dire i numeri della prima puntata, elogiare quanto è successo. Mi limiterò solamente a dire grazie e passare subito all'argomento della seconda puntata. Questa sera parleremo del caso Ares, un caso del quale io mi sono occupato, un caso per il quale io ho ricevuto una diffida che è contenuta in questa cartelletta insieme a un percorso che andremo a ripercorrere in ordine cronologico. Per quanto riguarda l'agenzia che ha gestito i volti più importanti del mondo dello spettacolo, da TV e del cinema negli ultimi anni, ma dentro questa agenzia c'era un sistema. Tra le protagoniste di questa agenzia c'era lei, Rosalinda Carnavò, benvenuta. Ciao Gabriele, ma non hai detto una cosa alla chat? Sì, perché l'argomento è serio. Dunque, questa sera, ragazzi, prima di lanciare la sigla, noi vi leggeremo, siete in onda, siete live, e vi risponderemo, tra una domanda e l'altra. Iniziamo, sigla. Allora, vorrei iniziare con la massima onestà e dire che io non sono un giornalista e non lo sarò mai di quelli che dicono tu ti prendi la responsabilità di quello che stai per dire. No, io mi prendo la responsabilità di scelta e di parola. E nel momento in cui io so che ho fatto le indagini, perché quando tu lavori e fai un lavoro di indagine, raccogli testimonianze, leggi documenti, alla fine la verità sbuca fuori, salta fuori e devi prendere una posizione. Io ho scelto di difendere la tua posizione, perché io so che tu sei la verità in questa vittima, in questa vicenda. Sei vittima in questa vicenda. Ora, ti spiego una cosa, io ho ricevuto una vittima, una diffida, e non ho paura di essere qui, anche perché la diffida è semplicemente quando un tizio va dal suo avvocato e dice devi fermare le azioni di X soggetto perché mi sta recando fastidio. Ma come ha detto Gianluigi Nuzzi a quarto grado, anche lui ha ricevuto una diffida da parte, nel caso Pipitone, ha detto il bavaglio alla verità non lo metterà nessuna diffida, perché quando c'è la verità sei più forte di ogni cosa. E io sono convinto di avere accanto a me Rosalinda, sinonimo di verità. Ok? Io ti ringrazio per questo perché tu lo sai, non ho mai parlato dell'accaduto, della vicenda, solamente nei luoghi opportuni e mi sono appunto scelto di parlare qui con te proprio perché hai indagato a fondo e sai di cosa stai parlando, ecco. Prima di iniziare ti vorrei chiedere una cosa. Quando ci siamo visti la prima volta a Milano qualche giorno fa, no? Io ti ho dato appuntamento in tre posti diversi, ma tre posti che comunque a Milano conoscono tutti. Tu non ne conoscevi neanche uno, ma vivi a No, Milano da anni. sì, da 2 anni e mezzo. Sì, cioè sei sicura che vivi a Sì, Milano? vivo a Milano, però nel mentre avevo fatto altro, cioè prima della casa del Grande Fratello mi ero dedicata a altro, Facevi tre come lavori. sai, facevo 3 lavori in un giorno e diciamo che la vita sociale scarseggiava proprio perché non avevo il tempo materiale per poterla fare. Allora, questa sera noi parleremo di compromessi, no? Tu hai accettato dei compromessi nella tua vita e non lo negheremo, non No. staremo qui a mettere sotto il tappeto ciò che già si sa. Però sai, i compromessi non è che la gente dall'esterno pensa che magari i compromessi ci siano solamente nel mondo dello spettacolo, ci sono alle poste, ci Sì. sono per chi lavora in banca, ci sono quando sei studente universitario, ci sono sempre e comunque. Dappertutto. L'importante è saperne uscire quando accetti un qualcosa dove magari lo fai perché sei più debole, lo fai perché in quel momento non riesci a dire di no, lo fai soprattutto se prendi un autobus da Messina che costava €75 andata e ritorno, ancora lo ed eri con ricordo, tua madre, no? con mia madre che mi accompagnava a tutti i Iniziamo da lì, vai, provini. iniziamo da lì. No, vabbè, io semplicemente ero una ragazza con un sogno, quello di fare l'attrice, per questo studiavo teatro giù a Messina. Sei ancora un'attrice, dal mio Sì, punto di vista, eh? sì, anche se diciamo mi è stata un po' impedita questa possibilità, però spero di poterla Resto della ancora convinzione che solo una fare. persona ci può impedire cosa non fare. Almeno io sono cristiano, credo in Dio, quindi solo Dio ci può dire cosa non possiamo fare. Quindi per me, io sto intervistando un'attrice che farà l'attrice nel corso della sua carriera. Questo è il mio parere. Poi tu mi puoi dire, guarda, non è così o le cose andranno diversamente, ma questo resta il mio parere. Certo, quello è sempre stato il mio più grande sogno, quindi studiavo giù, Perché non andavo a dici Roma. è il mio più È il grande? mio più grande sogno. Ok. Ci sei riuscito, è il mio più grande sogno. Ma è la verità, cioè io dico, faccio giornalista, non voglio dire è stato, no, io faccio giornalista e morirò giornalista. Può venire chiunque, poi ripeto, decide sempre. Comunque,
Continua, raccontiamo il tuo sogno, come nasce? Nasce, in realtà io ho sempre amato l'arte, ho studiato danza per molti anni, poi mi sono spostata sul teatro e da lì facevo questi provini a Roma. Ovviamente le spese erano notevoli, io vengo da una famiglia molto semplice e l'unico mezzo di trasporto più economico era il pullman, quindi facevo queste traversate con il pullman da Messina fino a Roma, sostenevo il provino e poi ritornavo in giornata perché pagare l'albergo tutte le volte era impossibile, non era fattibile per la mia famiglia. Quindi con molta determinazione ne ho fatti tantissimi, ho ricevuto tantissime porte in faccia, all'inizio un po' mi ero demoralizzata, però poi non ho mollato, fin quando è arrivato poi il provino giusto e quindi okay. Ero super felice. Come ti ho detto prima di iniziare, questo è un talk short, dobbiamo essere molto veloci. Mm-hmm. Entri a far parte dell'agenzia Ares, giusto? Sì. Allora, io ti dico cosa mi viene contestato in uno degli articoli che avevo fatto da uno studio con 10 avvocati. Wow. Poi tra l'altro, se mi dovete diffidare, nel senso, come ho ripetuto prima, la diffida, querelatemi. Cioè, se ho scritto una falsità, non mi intimate di non fare una cosa. Querelatemi, poi ci troviamo in tribunale, io porto le mie prove. Se perdo, pago. Se vinco, pagherete voi. Al momento, in questa situazione, il signor Alberto Tarallo è indagato, ma non significa che è condannato, siamo molto chiari. Io avevo scritto, parlando dell'Ares, queste testuali parole. Una volta entrati nell'agenzia, gli attori erano letteralmente stoppati nel loro privato. Ogni movimento, secondo le ricostruzioni, era controllato dai vertici dell'agenzia. Caratteristica dell'agenzia era mentire sull'età degli affiliati, tant'è che Adua del Vesco, Rosalinda, scopre solo al GF VIP la verità di Massimiliano Morra. Molti attori hanno sofferto di depressione durante o dopo il periodo dell'agenzia. Ne hanno parlato pubblicamente Giuliana Desio, tu stessa, Francesco Tessi e tanti altri. Molto spesso gli appartenenti all'agenzia si fidanzavano tra loro. Vedi Gabriel Garco, il quale sono stati attribuiti flirt con Manuela Arcuri, con te, con Eva Grimaldi, con Serena Matieri, eccetera, eccetera. Quando gli attori lasciavano l'agenzia erano poi stranamente colpiti da cose e casi misteriosi. Questo è quello che mi è stato detto fosse grave offensivo per quanto riguarda la reputazione e che erano destituite di ogni fondamento. Ricordiamo che il signor Tarallo attualmente è indagato. Detto ciò, la descrizione che ho fatto io dell'Ares è vero o falsa? Per quanto mi riguarda, io posso parlare per me, è vera, nel senso che comunque io quando ho iniziato ad avvicinarmi a quel contesto, la prima cosa che è stata fatta su di me è un cambio nome e un cambio anche d'età, quindi una sorta di cambio di identità. Io non dovevo più dire la mia vera età, ma dire 2 anni in meno, perché ero già vecchia per il contesto, diciamo, spettacolo. Cioè eri da buttare, non funzionavi, eri un qualcosa da non proporre, giusto? Dopo i 25 anni mi veniva detto che io sarei stata, insomma, vecchia per poter lavorare in quel contesto. Vergognoso. Da buttare. Continuiamo. Come hai detto tu, da buttare. E quindi niente, io ho vissuto anche costantemente con l'ansia di crescere, perché pensavo che alla soglia dei 25 anni non avrei più lavorato. E quindi questo. Quindi già parti con una difficoltà, anche psicologica, no? Sì, però la voglia di voler realizzare questo sogno, io ripeto, io ci sono stata a questo gioco, non dico che sono stata pienamente vittima, ma ci sono stata consapevole, ma non proprio del tutto. Ci arriviamo con calma, aspetta. Okay. Tu finisci un reality nel quale sei stata 6 mesi e io non voglio minimamente parlare della tua avventura al Grande Fratello e di tutto quello che è nato lì. Però di solito quando una persona fa un programma, poi esce dal programma, nel tuo caso dovrebbe godere della bellezza, soprattutto nel periodo in cui viviamo, che è un periodo di merda, da 1 anno e mezzo, e invece tu vieni presa come bersaglio e oggetto dalla trasmissione Non è l'arena di Massimo Giletti, ok? Prima di farti la domanda, ti spiego perché sei stata presa come bersaglio tu. Te lo spiego subito. Okay. E te lo spiego in modo giornalistico. Eri quella che in quel momento aveva più hype, come si dice adesso. Eri quella più popolare. Eri un bersaglio facile, proprio perché ti conoscevano. Conoscevano l'altra Rosalinda, quella da schiacciare, quella che potevi dargli uno schiaffo e non reagiva. Era quella che probabilmente non avrebbero mai aspettato che tu dicessi la verità. E vieni presa perché se io oggi parlo di te, c'ho l'effetto ping pong. Dato che tu sei alta, dopo 6 mesi di un programma che è andato benissimo con gli ascolti, parlo di te, grazie a te io faccio ascolti, ok?
Quindi per 2 mesi il programma ti dà la caccia, da quello che sì, abbiamo visto. A no? tutti gli effetti. Nel senso che io mi trovavo i giornalisti fuori casa, tra l'altro non fuori casa mia, ma fuori casa del mio compagno, quindi creando anche una situazione spiacevole a livello psicologico. Ti dico in maniera molto onesta, perché vedo questo come una chiacchiera tra amici, è stato veramente difficile, lo è tuttora, perché è stato un pressing proprio psicologico che non è stato semplice da gestire, soprattutto post quell'esperienza dove ero rinchiusa dentro una casa, sono stata rinchiusa per 6 mesi dentro una casa, quindi diciamo ne sono un po' provata, ammetto di esserne un po' provata. Durante la trasmissione Non è l'Arena, che cito nuovamente, sono andati in onda alcuni tuoi audio e alcuni tuoi messaggi. Esatto. Ti chiedo da giornalista, perché conosco perfettamente quali sono le logiche e soprattutto quali sono i reati dove non bisogna cadere, come la violazione dei dati sensibili, della privacy, eccetera, se quei messaggi erano autorizzati da te, se li hai forniti tu e se sono andati in onda o se sono andati in onda senza la tua autorizzazione. Assolutamente sono andati in onda senza la mia autorizzazione, motivo per il quale ho agito anche a livello legale. Al di là del contenuto dei messaggi, io la ritengo una vera e propria violazione della privacy, ma soprattutto nell'ultima puntata è stato trasmesso uno scambio di messaggi tra me e una persona che tra l'altro non c'è più, quindi a livello anche morale lo trovo veramente raccapricciante, lasciamelo dire. Perché... No, puoi dire quello perché tanto lo penso anche io. Okay. Così. Lo penserebbe anche la signora, se dovesse passare ora una signora che fa la spesa, non a quest'ora, ma no, lo chiedi, ti direbbe, mi viene da vomitare a sentire una cosa del genere, molto onestamente. E ripeto, qui non siamo in una trasmissione dove diciamo, ah, tu ti prendi la responsabilità di quello che dico, no. Io mi prendo e dico la verità. La verità rispecchia quello che stai dicendo tu. E mandare in onda degli audio di una persona che non sono audio che non sono autorizzati, con una persona che non c'è più, morta tragicamente, una persona adorabile dalle testimonianze che ho raccolto io. Mandarli in onda è uno schifo. È uno schifo, non è giornalismo. Almeno dal mio punto di vista, quello non è giornalismo. Andiamo avanti. Tu hai denunciato? Allora, io ho denunciato per questa violazione della privacy, assolutamente, adesso stiamo ovviamente attendendo, perché ci siamo appellati appunto al garante della privacy. Al garante della privacy, chiaro, esatto. È chiaro. Sì. Ok. Ti voglio fare una domanda, anzi voglio fare una cosa. Regia, possiamo far vedere una foto, per favore? La prima fotografia, ecco. Sì. Quelle sono le tue gambe. Sì. E quello era il periodo in cui eri ancora dentro l'Ares o no? Che cosa racconta sì. quella fotografia? Quella fotografia racconta tanto, un periodo terribile della mia vita, oserei dire, perché ovviamente il peso di tutte quelle menzogne, di tutte quelle cose che appunto dovevo nascondere sotto il tappeto, mi ha soffocato, mi ha spinto proprio nel profondo e ovviamente ho sofferto di disturbi alimentari, come si vede, di anoressia, perché io non nego il fatto, e l'ho detto più volte, volevo proprio farla finita. Cioè il mio desiderio. Cioè tu hai pensato proprio di toglierti la vita? Sì, io ho pensato di togliermi la vita, ma varie volte, non una volta sola. E quello è stato il periodo più brutto della mia vita. Non è facile. Non è semplice. Non è per nulla facile. E diciamo che questo periodo di massacro mediatico, perché io lo definisco così, mi ha catapultato in quel passato. Sì, anche perché hanno nell'arena la trasmissione di Massimo Giletti, ti hanno definito quasi, cioè, come se tu fossi, cioè, io da spettatore, guardandola, ho visto la descrizione della tua persona, come se fossi una mitomane, come se fossi una sì. un po' fuori di testa, ecco, diciamo. Sì, diciamo come se soffrissi di disturbi della personalità, sono state fatte delle perizie psichiatriche senza conoscermi. Sì, c'era una criminologa pure, addirittura no? Addirittura da una criminologa. Aspetta, fammi spiegare. In studio hanno nell'arena la trasmissione di Massimo Giletti, c'era una criminologa che ha fatto un'analisi di Rosalinda, senza conoscerla, quindi basandosi su fatti diciamo alterati e senza leggere le carte, perché se avesse letto le carte aveva un'idea un po' più chiara, e da quell'analisi sembrava il quadro di Jack lo Squartatore. Sì, pensando a te, no? Quasi, esatto, come se avessi dei disturbi della personalità e fossi, come hai detto tu, anche mitomane, quindi una rivista che una volta che non è riuscita a raggiungere il suo obiettivo ha sputato fango oppure ha sputato nel piatto dove ha mangiato.
cosa che non è così, perché il mio allontanamento è stato assolutamente volontario. Tra l'altro in quel periodo, quando io sono andata via, c'era anche una proposta di lavoro, quindi mi sembra un po'... Una proposta di lavoro da un'altra... No, sempre da parte sua, loro. Esatto. Okay. Quindi io sono andata spontaneamente via da là. E se avessi voluto continuare a lavorare, fossi così smaniosa di, sarei rimasta, certo. Avrei continuato a lavorare. Vorrei fare vedere alla criminologa un'altra foto, gentilmente regia, possiamo farla vedere? Ti riconosci in quella immagine? Ti faccio una domanda diretta, quanto pesavi? Dov'eri in quel... Allora, lì diciamo era la fase in cui avevo deciso di uscirne fuori, ero ritornata a Messina in Sicilia, e perché mia madre una volta scesa giù in Sicilia ha visto la mia condizione. Io non riuscivo nemmeno a camminare, cioè i miei organi potevano smettere di funzionare da un momento all'altro, e quindi ha detto adesso tu rimani qua. E confermo di aver letto i certificati, cari giornalisti, che fate le trasmissioni senza avere le informazioni complete, perché Rosalinda potrebbe anche mentire. Però io sono un giornalista che è andato oltre al fatto che, tra l'altro, poi noi ci siamo visti 3 volte in tutta la nostra vita, sì. E sentiti una volta. È vero. Sono andato oltre, quindi che cosa ho fatto di diverso da voi? Sono andato a leggere ciò che lei mi ha detto, se poi era comprovato dai fatti. Quindi una volta che leggi un certificato medico, ti devi mettere una mano sul cuore, sia se fai il giornalista o meno. Oppure se vuoi raccontare la storia, la devi raccontare partendo dalla verità. Scusami. No, tranquillo. Anzi, grazie. E niente, quello, diciamo, il tornare in Sicilia nella mia dimensione con degli effetti veri mi ha poi portato a uscirne fuori, ovviamente in un centro di disturbi alimentari dove mia madre mi ha portato, dove mi hanno aiutato ovviamente con il supporto di psicologi, psichiatri, ecco, di un team specializzato. E se chiudi gli occhi, che ricordo hai di quel periodo? Anche per lanciare un messaggio, mi hanno scritto tantissime ragazze, lo so, guarda. E mi scrivono, cioè, tu hai veramente una missione in questo momento, sì. Perché hai sofferto di un... Mettiamo un'altra foto, per favore. Hai sofferto di un qualcosa dal quale magari c'è chi non ne esce, no? Quindi, vedi, quelle sono le tue gambe, sì. Irriconoscibili. Sì, io non mi riconosco più in quelle foto. A volte dico, ma com'è possibile che io sia arrivata fino a quel punto? Eppure ci sono arrivate. Mi ricordo che allora, quando mi guardavo allo specchio, io volevo essere sempre più magra, perché in realtà dentro di me c'era quella volontà di sparire. Quindi di annullare il corpo. Di annullare me stessa, perché non ero più io quella che facevo vedere agli altri. Non era la mia essenza. Ero quella che volevano gli altri, ma non quella che volevo io. Ma comunque, lanciando un messaggio positivo, se ne può assolutamente uscire, ma non da soli, perché spesso si ha la presunzione. Io mi ricordo la me di quel periodo che dicevo, io da sola ce la faccio. Assolutamente no. Io senza il supporto di un team specializzato in un centro per disturbi alimentari non ne sarei mai uscita. Allora, proprio per far passare un messaggio positivo, quando è stato il momento del non ritorno, no? Il momento in cui hai detto, da qui sparisco o mi salvo, cioè, se ti ricordi. Allora, il momento decisivo è stata purtroppo post morte di Teodosio Losito, dove lì mi è crollato il mondo addosso. Io appunto non vivevo un periodo bellissimo a livello di anoressia e ho deciso di fare questo viaggio a Lourdes, accompagnata da un'amica. Questo viaggio a Lourdes per me è stato decisivo, perché è scattato qualcosa dentro di me e non si può descrivere quello che ho provato, perché a parole è impossibile, però lì ho iniziato nuovamente ad avere la fede che avevo perduto in quegli anni, e avvicinandomi alla fede ho scoperto quanto invece amavo la vita e quanto volevo risollevarmi dal buio, ecco. Mi racconti il primo giorno in cui sei tornata in vita, quando hai sentito proprio, non lo so, i sapori, non so com'è entrare in un tunnel così difficile, quando è stato proprio il primo giorno in cui hai detto, risento il battito, respiro, ci sono, sono viva? Allora, io mi ricordo una mattina mi sono svegliata, ero in Sicilia, avevo proprio la scena del mare, e lì mentre ero attenta a guardare sui social, cazzeggiare un po', ho visto una notizia, una ragazza che seguivo, che soffriva di appunto anoressia, era morta la notte prima.
E lì ho detto non è possibile, cioè io devo veramente oggettivamente fare qualcosa di concreto, perché poi scatta quel meccanismo che tu vuoi ma non riesci a fare quel passo in più, no, per iniziare a mangiare. E lì ho detto adesso mangio una bella granita. Mi sono mangiata la prima granita dopo circa 7 anni e non mi dimenticherò mai il sapore di quella granita. Che gusto era? Fragola e panna, con la brioche ovviamente. Ovviamente, ovviamente. E col tuppo sopra. Certo, da pucciare. Chi è del sud può capire tuppo cos'è. Non le sapevo queste cose, quindi è ovvio che... non voglio sai cosa? Non vorrei che domani nessuno dice, qualcuno dicesse però tu non le hai detto che le andava bene di accettare il fidanzamento con Garco, che le andava bene quella roba lì. Ecco, quella Adua, perché ti chiamavi Adua? Perché Adua? È stato scelto, insomma, mi è stato consigliato cambiare nome perché il mio nome era molto provinciale e quindi darsi un certo tono poteva essere vincente. A parte, secondo me è più bello Rosalinda di Adua, molto onestamente. A me piace, il motivo per il quale ho deciso di ritornare con il nome di Rosalinda, anche per un po' voltare pagina. E quindi niente, mi è stato messo questo nome. No, ti chiedevo, quando hai accettato quelle cose? Perché prima che dicano che sia un'intervista a braccetto, sì, beh, certo. Ti dico, tu comunque le hai accettate, no? Io non lo nego. Io nell'arena ho anche sentito che grazie ai soldi che hai guadagnato avresti... No, è andato in onda. Certo. Avresti un bolide parcheggiato, ti sei comprata macchine, eccetera, eccetera. Io non ho mai avuto una macchina intestata al mio nome, se non una macchina intestata al nome di mio padre, una C3, non so se posso fare marchi, nomi di marchi. No, si vuole liberissimo. Insomma, mezza scassata anche, che non so, diciamo, se si può definire però macchinone. Però hai ascoltato anche tu quello che hanno detto, no? Sì, sì, assolutamente. Ho ascoltato e... Diciamo che non vivo nel lusso, io in quegli anni non ho guadagnato chissà che, anzi forse probabilmente facendo il conto, facendo un calcolo così, contando i 7 anni per cui ho lavorato facendo l'attrice, avrei guadagnato di più facendo la cameriera, cioè oggettivamente, quindi non sono ricca, insomma. E a proposito di cameriera ti voglio raccontare una cosa, tu quando lasci l'Ares ti trasferisci... C'è a il Milano. Periodo di buio e poi ti trasferisci a Milano. E io mi ricordo che un giorno in via Paolo Sarpi, ero con un mio amico Mauro, che saluto, e lui mi disse, guarda, in quel negozio, un bar, era un ristorante. Sì, una rosticceria. Una rosticceria. Mi disse, guarda, lì quella è l'ex di Garco. Solo che io, cioè, fisicamente non ti avevo riconosciuto, no? Quindi pensavo, anche io quanto sono... ho voluto... pensare che non fossi tu, e siamo andati dritti, però questa immagine io me la ricordo di questo negozio in via Paolo Sarpi. Sì, sì, io ho lavorato... Di cosa ti occupavi lì? Io friggevo arancini siciliani e mi occupavo della clientela, perché quando mi sono trasferita a Milano, visto che come è stato detto ero ricca, per mantenermi ho dovuto appunto darmi da fare, e devo dire che quello è stato anche un periodo molto importante perché mi è servito per crescere interiormente, per capire il lavoro vero. Non so come dire, non avevo mai fatto... No, non bisogna mai dimenticarlo. Mai, cioè noi domani mai. Mattina quando ci svegliamo, cioè io non è che sono Gabriele Parpia, il giornalista, che non ho fatto niente, io domani ricomincio come canta Jay Axon nella canzone intro, ricomincio sempre da meno di zero. Cioè se uno perde di vista questa roba qui, secondo me perde di vista un qualcosa che si avvicina alla lucidità, no? Sì. Non dobbiamo mai perderla, non devi mai perdere la scena di quando friggevi gli arancini, perché ti dà sempre forza se ti ricordi. No, paradossalmente ti posso dire che è stato il periodo più bello della mia vita. Io ci credo ovviamente. Anche se comunque a Non è l'Arena, la trasmissione di Massimo Giletti, molte tue colleghe, ex colleghe, sono andate lì e ti hanno descritto in un modo diverso. Per esempio ricordo una testimonianza di Manuela Arcuri, se non sbaglio. Sì. Tra l'altro io Manuela non la conosco, nel senso ci siamo incrociate forse 2 volte, tra cui una appunto al funerale di Teo, e quindi non capisco su quale basi poter fare una testimonianza sulla mia persona non conoscendomi. Cos'è che ha detto lei? Ha detto che io ero una ragazza con tantissima voglia di arrivare, quindi una rivista, non so come posso definirla, e che per quello avrei fatto qualsiasi cosa. Sei mai stata una rivista? Ma io sono stata una ragazza con un sogno,
e ci ho creduto tantissimo a quel sogno. E come hai detto tu, sicuramente io ho accettato dei compromessi, però avevo paura anche perché allo stesso tempo mi veniva detto se non fai così non riesci ad arrivare qui. E quindi sì, avevo paura di perdere quello che all'inizio mi era stato dato e che mi si poteva togliere all'improvviso. Io, guarda, sembrerà assurdo, però capisco tantissimo, cioè io leggo le tue parole, perché tu sei di Messina. Sì. Io sono di Reggio Calabria, siamo praticamente vicinissimi. E quando nasci comunque con la sindrome di non avere niente e tocchi qualcosa di bello, poi hai veramente paura di perderlo. Però quello che tu toccavi di bello non era sano. No. E perché non te ne sei accorta? Perché ormai ero entrata nel vortice. Non so, ero un po', sai, come la drogata che ha bisogno della sua dose. Cioè, io a volte mi definisco un po' così. E non ero più lucida mentalmente, perché più perdevo peso e più la testa non funziona in maniera limpida, ecco. Non riuscivo a fare dei ragionamenti concreti. E quindi mi facevo trascinare, ecco. Ma i tuoi genitori cosa raccontavi di quel periodo? E io ovviamente cercavo di non raccontargli tutto a pieno, per non farli star male, ovviamente. Però ti vedevano sulle copertine dei giornali? Sì, loro sapevano tutto. Delle copertine, degli amori finti, degli amori loro fake. Lo sapevano? Assolutamente, io non Quindi ho mai nascosto questo. Voglio spiegarla bene. Tu chiamavi, hai chiamato tua madre che ho conosciuto. Anche il mio ex ragazzo. Ok, e gli dicevi, questa storia la sto facendo per lavoro, è esatto. Finta. Ok? Sì. Però questo messaggio noi non lo possiamo far passare, perché questo messaggio è da condannare. Chiunque, e lo sai anche tu, non c'è bisogno, lo dico sì, io. Sì. È una cosa che non si fa, perché si prende in giro il pubblico. Assolutamente. Si prende in giro chi si affeziona ai personaggi. E si prende per il culo anche il lavoro, che il lavoro è la cosa più seria che abbiamo. Però posso dirti una cosa, in tutta questa storia, io come Gabriel Garco, che abbiamo avuto il coraggio di smascherare comunque questa cosa, che non è semplice, perché come hai detto tu, è prendere in giro il pubblico, siamo stati condannati, in particolar modo io sono stata condannata per aver detto la verità. Ma non sei stata in generale. E in generale non esiste. Guarda che i social, invece chi si nasconde dietro un dito non viene condannato, quindi io a volte non riesco a comprendere veramente come vanno le cose. Tu sei stata condannata mediaticamente, mediaticamente. Perché a te ha fatto soffrire il processo mediatico subito, esatto. Soprattutto non nell'arena, giusto? Sì. Ok, andiamo alle carte, perché quello che conta non sono le parole, quello che conta non è il potere di chi ti va contro nei social. Tra l'altro, stiamo leggendo i messaggi, sono tutti a tuo favore, dal Brasile, dal Portogallo. Grazie. Dal Perù, da Perugia, da ovunque. Il processo, quello che conta è il peso delle parole nelle aule di tribunale, è il timbro di un giudice. Tu non sei condannata, non sei stata condannata da nessuno. No, io sto parlando con una persona che grazie alla sua testimonianza ha aperto un varco, secondo quello che dice la magistratura, al momento, su una questione molto più ampia e molto più grande di te, dove alla fine tu sarai solamente un tassello di un qualcosa che poi vedremo come si evolverà, perché certo. Oppure evolversi in positivo, certo, o in negativo. Però tu non sei stata condannata da nessuno. No. Ma l'aggressione, cioè quello che ti è successo nei mesi in cui è andato in onda Non è l'arena, avendo te come protagonista, non protagonista perché non eri in onda, ha fatto male alla tua famiglia? Assolutamente sì, ha fatto male inevitabilmente a tutte le persone che mi stanno accanto, dalla famiglia al mio ragazzo, a me, perché tra l'altro è stata detta una cosa gravissima. È stato fatto intendere che il mio racconto di stupro non era vero, o non combaciava con racconti che avevo fatto invece a lui. E quindi sono stata nuovamente, in qualche modo anche mi sono sentita violata, perché non essere creduta, lottiamo per questo ogni giorno. E non essere creduta per una violenza subita a 12 anni è terribile, non lo auguro veramente a nessuno. Tu in quei momenti, mentre parlavano di te, dove eri? Allora, io non sono mai riuscita a vedere la puntata.
Perché non riesco psicologicamente, non so spiegarti cosa succede in me quando sapevo che c'erano quelle puntate, non riesco nemmeno a guardare il televisore e quindi lo faccio vedere da altre persone a me vicine che poi mi fanno un piccolo riassunto senza magari dirmi tutti i particolari perché sanno che è un crollo reazione... e ovviamente riferiscono al mio avvocato perché non... La reazione, se ricordando questi ultimi mesi che non sono stati facili per te, no. Nonostante comunque sui social hai voluto mostrare la parte migliore di te, non hai dato spazio a questo vortice che ti ha preso, te l'ho detto, solamente per una questione di veramente di share, si chiama così, di share, di ascolto, è solo quello, credimi. La cosa che a me fa schifo è che molte volte noi che ci troviamo da questa parte, che abbiamo la fortuna di essere da questa parte, abbiamo un dovere. È giusto raccontare il bene e il male, ma lo devi raccontare essendo inattaccabile, ok? Io prima di vederti mi sono documentato, non posso raccontare di te senza documentarmi, certo. Perché poi sai che succede? Che rischio di far stare male te, rischio di far stare male la tua famiglia, che sono anche delle persone di giù, che sono delle persone attaccate alla tua storia, che hanno sofferto con te, che veramente vivono ancorate al bene che vogliono a te e a tua sorella. E quindi crei un ping pong di dolore. E per quale motivo? Perché facciamo i giornalisti? Ma io sono il primo a fare anche... ho sbagliato anch'io in passato, sia chiaro, no? Certo. E quando ho sbagliato ho pagato, quando ho sbagliato sono caduto, quando ho sbagliato mi hanno fatto sbagliare. E volutamente ho accettato anch'io dei compromessi perché avevo paura di perdere tutto e gli schiaffi li ho presi, mi sono rialzato e ho capito e ho sempre capito una cosa, che nel mio lavoro non avrei mai dovuto fare quello che mi era stato fatto a me. E a me dispiace sentirti dire quello che stai dicendo, perché mettere in dubbio uno stupro, vedi, non riesco neanche a farti la domanda diretta. Guarda, credimi che se io fossi stata quella di ieri, cioè una ragazza comunque estremamente fragile, non mi vergogno a dirlo, e non so come avrei detto tutto quello che ho ricevuto post Grande Fratello, non lo so come l'avrei detto. E ho scoperto comunque ulteriormente di avere una forza incredibile e ad oggi non difendo la mia verità a tutti i costi. Noi l'abbiamo fatto qui, quando io ti ho chiamato tu non eri sicura di voler venire paura. Qui, no? Avevi paura, è io vero, avevi paura. Io ho paura, cioè spesso ho dei momenti in cui ho paura, te l'ho anche raccontato. Sì, 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 assolutamente. Credo sia umano. Ma io quando ho scelto di fare questa puntata l'ho fatta ovviamente in seguito al fatto che avevo già iniziato a seguire l'Ares Gate e tu avevi letto gli articoli e tante persone, io non posso fare quegli articoli così dettagliati che tu sai, me l'hai detto prima, no? Corrispondono per quello che sei tu al vero. Ma io non no? capivo infatti, cioè, dicevo, ma com'è possibile che conosci tutti questi dettagli? Cioè, mi sembravi una persona che mi conosceva già da tempo e che conosceva così tanti dettagli, così precisi e definiti, che dicevo, ma veramente com'è possibile? Semplicemente ho fatto il mio lavoro da giornalista e il bello che tra le persone che ho sentito, tu non c'eri, no. Non c'eri tu tra le persone che ho sentito, tra tutte le testimonianze che ho raccolto, e ne ho raccolte tantissime per chi ci sta guardando, per chi mi ha diffidato, quindi se volete continuare con il vostro studio con 10 legali a diffidare mandate pure. Sono disponibile a essere ascoltato, sentito dove volete, quando volete, a qualunque ora. Ho sentito tantissime testimonianze e quando tu poi senti tante testimonianze è come tu se formi un puzzle dove le cose o combaciano o non combaciano. Se non combaciano qualcuno sta mentendo, che non va. Ma se poi il puzzle è completo tu unisci e inizi a raccontare le storie. E ripeto, il bavaglio all'informazione, almeno a questo tipo di informazione, che è un'informazione seria, perché non stiamo sorridendo, non stiamo parlando del suo amore, non stiamo parlando del reale, stiamo parlando di un qualcosa che ha fatto male a delle vite e non deve succedere con chi gestisce l'informazione. L'informazione va fatta, nel bene o nel male, ma va fatta bene anche quando si racconta il male. Tu il male lo hai vissuto sulla tua pelle. Facciamo vedere le ultime due fotografie, per favore, regia. Grazie.
Ecco, qui ti dovrei dire, qui sei tu. Prima cosa, tu quando sei andata via realmente? Perché in molti hanno detto che tu hai mentito sulle date tra quando sei andata via e quando invece eri ancora lì dentro, no? No, io definitivamente sono andata via qualche giorno dopo della morte di Teo. Definitivamente, che ho preso tutte le mie cose, sì, ammetto di nascosto. Non avere paura, Forse, non è. lo so. Cioè, non c'è nessuno Sì, qui con te di Teo, non. io l'ho fatto di nascosto perché ho preso le mie cose dalla dépendance dove vivevo e ho fatto tutti degli scatoloni di notte, ho caricato la mia macchina e La sono tua andata. Ferrari, no? Quella che hai La mia comprato. Ferrari, la mia bellissima Ferrari, e Però sono da quanto andata non via. lavoravi? Allora, io non lavoravo da. Nel dettaglio non me lo ricordo preciso, ma forse un annetto e Un anno, mezzo, un sì. Esatto. anno e due mesi, un anno e due mesi, te lo dico io dalle informazioni che ho io. E io ti chiedo allora, ma se tu non lavori da 14 mesi e stai male, perché stavi ancora lì? Allora eri veramente parte di un circolo vizioso? Io non riuscivo ad andare via da lì, a livello psicologico. Tutte le volte che tornavo giù mi sentivo come se dovessi rientrare lì. Non so spiegarti che meccanismo era scattato dentro la mia testa. Spiegamelo. Forse un meccanismo di dipendenza, ti ripeto, come se fossi una drogata che ha bisogno della sua dose. E quindi non riuscivo ad andare via, e dovevo rientrare lì. Se ti dovessi oggi chiedere in modo. Intanto, regia, fate scorrere le fotografie, perché comunque il messaggio che deve passare stasera principale, oltre. Non è neanche una difesa, questa è la verità di Rosalinda e di Gabriele Parpiglia, il giornalista che ha raccolto le sue testimonianze e che stiamo riportando qui al bianco e il nero. Non è una difesa, perché nessuno si difende di difendere a nessuno. Quello che ti volevo chiedere è oggi, riguardando quelle fotografie. In modo secco e onesto, a chi diresti grazie? La prima persona che ti viene in mente. Ma per esserne uscita da quella situazione, assolutamente alla mia famiglia, a me stessa, assolutamente a me stessa, per aver staccato quel circolo, aver interrotto quel circolo vizioso e aver ricominciato a vivere, ecco. Non è stato facile, Ma non è non lo metto stato neanche, per non l'ho nulla neanche facile, pensato. però è possibile, ecco. È possibile. E non ho avuto paura di perdere tutto, perché poi c'è la paura di dire. Tu hai perso tutto in realtà all'inizio, quando sei uscita, no? All'inizio ho perso tutto, però quando, come ti ho descritto, il mio periodo in cui ho fatto dei lavori normali, Lavori, lavori. dei lavori dignitosi, è stato il periodo più bello della mia vita. Io ho capito che cos'era la vita. Ho Ma tu sai che io. iniziato a conoscere persone. Ho iniziato a esprimermi liberamente per quello che io pensavo, per la persona che sono, con le mie idee, con i miei pensieri e non quelli degli altri. Ok, facciamo finta che lì c'è uno specchio invece dello schermo, no? E c'è Rosalinda di 10 anni fa. Che cosa le diresti? Posso dire una parolaccia? No, puoi dire quello che vuoi. Che gran coglione. Vabbè, però lo Scusa. dici col sorriso, dai, quindi Lo dico cioè col sorriso. è già una Ma lo vittoria. sai perché? Io credo che le cose accadono per un motivo. Ci stavi rimettendo la vita, però. Lo so, assolutamente. Non dovevo arrivare a quel punto. Però, come hai detto tu, io oggi ho capito qual è la mia missione nella vita. Cioè, forse doveva accadermi perché dovevo capire che avevo un progetto, un obiettivo più grande. La cosa di cui più ti penti riguardando indietro. E di aver accettato quei compromessi, sì, mi pento, e di aver toccato proprio il fondo fino a quasi lasciarci le penne. Senti, io comunque sono sicuro che il tuo futuro sarà diverso a partire da ieri è già diverso. E capisco che ti abbia fatto male tutto quello che è successo dopo, proprio mentre ti dovevi godere, la bellezza post un programma che ha avuto un successo bellissimo, ecco, lo definirei così. Ma sono sicuro che chi ti sta accanto e chi ti vuole bene e chi ti ama non può non pensarla come la penso io. Questo è il mio parere. Detto ciò ti chiedo ancora, pensi di aver preso l'autobus giusto quando sei partita con tua madre? Alla luce di tutto oggi, quando
quello da 75.000 lire o euro, 75 cos'era? euro, 75 andate euro, andate e ritorno, e conosco anch'io. D'altro. Questa è una domanda difficilissima, cavolo. Ma ripeto, probabilmente sì, probabilmente sì, perché doveva evidentemente accadere. Io credo molto nel destino e dovevo imparare, ecco. Che cosa succederà adesso? Com'è la tua vita adesso? Ma sicuramente la mia vita adesso la descriverei con una parola sola, splendida. È vita. E spero di riuscire a realizzare i miei obiettivi e magari anche di continuare a fare il lavoro che amo, perché fondamentalmente per me quello è sempre stato tutto. Cioè, io in scena con i riflettori puntati addosso mi sento la parte migliore di me, cioè, è molto anche questo strano da spiegare. E no, ma è il tuo lavoro, è la tua arte, nel senso, sbatti fino a 100 porte, una si aprirà, e se non si dovesse aprire continua. Bisogna non aspettare. Ti nego che tutta questa storia mi ha un po' impaurita da questo punto di vista, non solo per il trascorso, quindi la paura di finire in un altro sistema similare. Ovviamente non sono tutti così, lungi da me dire questo. Però anche per il fatto che magari si è creato anche un pregiudizio nel contesto nei miei confronti, e perché sono stata descritta come una persona disturbata mentalmente da questo massacro mediatico. E non è semplice scrollarsi di dosso un pregiudizio così grave, a mio avviso. Per me tu sei già scrollato, poi è un problema tuo vedere gli altri. Prova a vedere gli altri come tu vedi te stessa e fidati che cambia la visione. Guarda che, cioè, è il passato, devi dare lo stacco temporale, però qua sembriamo psicologo. Cioè, sì, no, invece mi sono tenuto proprio per gli ultimi minuti, intanto ringraziamo tutti quelli che stanno scrivendo, grazie da ovunque, veramente, grazie. Simone, sono tantissimi, no? Grazie di cuore. Allora, mamma, mi sono tenuto per l'ultima parte questa domanda. Nella diffida che mi è stata fatta, io poi ho parlato di alcuni casi strani che sono successi ad alcuni personaggi che hanno poi lasciato l'agenzia, no? Mi sono riferito a degli episodi strani e misteriosi, come per esempio Gabriel Garco, quando va a Sanremo, era già fuori dall'Ares, no? Si erano lasciati anche malissimo. Se tu ricordi bene, ci fu un incendio nella villa a Sanremo, sì, dove Gabriel per poco non ci ha rimesso la vita, è deceduta una signora. Sì. Vi racconto anche un particolare che non è mai stato raccontato. Al Festival di Sanremo, credo di Carlo Conti, Clarissa correggetemi, sì, Carlo Conti. Con Gabriel Garco. Gabriel si presentò durante la prima serata con dei punti nella schiena e aveva una camicia bianca, e quando fece un movimento per abbracciare un ospite, i punti si aprirono. Lui tornò dietro, si fece bendare, questo non credo che sia mai uscito, per continuare con il sorriso e mostrare la parte più bella di Gabriel, che secondo me è stata quella. Sì. Nonostante e poi avesse un problema all'orecchio. Per lo, sì, per anche il trauma di poi ho raccontato, tutto quello che è successo. Ho raccontato altri episodi strani, come per esempio l'incidente che Massimiliano è stato sballato fuori corsia, credo mentre facesse Ballando con le stelle, sì. Anche lì misterioso. Poi la stessa Sabrina Ferilli, che ha avuto uno stalker per tanto tempo. E quando io sono venuto da te ti ho detto: guarda che io voglio parlare di tutto, perché è da mesi e mesi che studio questo caso. E tu mi hai detto una cosa: Gabriele, però io ho paura a tornare a casa. Perché mi hai detto questa frase? Perché io oggettivamente ho paura a tornare a casa. Cioè, è da mesi che vivo con quest'ansia. Perché? Per via di tutto quello che, diciamo, si è scatenato. Cioè, tu temi che ti possa succedere qualcosa? Io sì. Io temo che mi possa accadere qualcosa. Ma se dici così significa che hai vissuto dei momenti in cui hai visto che è accaduto qualcosa? Te lo devo chiedere. Allora, no, quello no. Cioè, nel senso, no, magari è una mia paura, visto il caso abbastanza grosso che mi ritrovo. Però no, quello non ho mai visto oggettivamente che
perché è accaduto qualcosa. È una cosa che psicologicamente però... Psicologicamente, sì. Non ti succederà niente, sappilo. Anche perché comunque l'hai detto, quindi qualora sarebbero folli, ma non penso, poi non so neanche con chi stiamo parlando, perché è un caso che secondo me ha preso una sua piega, quindi, e poi magari questi episodi, sai, non abbiamo le prove, sono episodi che sono successi, sono episodi misteriosi e strani, ma mi sento di dirti che secondo me di star tranquillo e di vivere la tua vita ripartendo da una cosa principale, che ho visto su Instagram. Allora, tra l'altro, su Instagram tu ti chiami Ado del Vescovo. Eh sì, non riesco a cancellarlo, nel senso vorrei cambiarlo, ma avendo la spunta blu non mi fanno cambiare il suo nome, quindi magari se c'è qualcuno all'ascolto che mi può fare un tutorial per cambiarlo, perché vuoi, è la prima domanda che sì, ti ho fatto, perché voglio ho detto, cambiare il nickname, non so come si chiama, ecco, mettere okay, Rosalinda quindi magari. Sei Rosalinda, infatti, no, è la prima cosa che ti ho chiesto. Quello, guardando le storie su Instagram pochi giorni fa, io ho visto una stories in cui tu eri davanti a un microfono e cantavi, no? Sì. E io ti ho detto, guarda che quella storia me la sono riguardata più e più volte, perché comunque non è venuta fuori quella tua parte, no? O forse è stata messa in un angolino, in un magazzino per troppo tempo, però in quella immagine c'è la tua arte, no? Sì, e io credo che comunque... Te lo chiedo, cioè il tuo futuro dovrebbe partire proprio da quella stories in cui canti, da quella stories in cui c'è quello che tu hai studiato anche negli anni bui, perché hai studiato, no? Certo. Sul set non potevi andare, non potevi improvvisare. No, nelle fiction che hai fatto. Poi io sono una persona molto precisa, quindi quando mi davano un copione mi ci mettevo sotto e lo studiavo per bene, perché sono io a volte credo di essere troppo forse precisa. Però io ho anche paura da quel punto di vista, nel senso che sto ricostruendo anche la mia interiore, perché sono stata molto schiacciata, cioè ho perso un po' di sicurezza in me stessa, perché ero sempre meno degli altri. E quindi adesso mi sto ricostruendo a poco, anche da quel punto di vista, anche dal punto di vista artistico. Io ti dico veramente, ti faccio il più grande in bocca al lupo, ti dico di non avere paura. Ti dico di non smettere di studiare, questo, ma vedo che hai anche il piglio da secchiona, quindi purtroppo sì. Ti dico di fare più stories su Instagram dove mostri il tuo lato artistico, e ti dico, alla luce di questa chiacchierata che come vedi è volata, prima avevi sì, paura, infatti. Invece è volata, ne valeva la pena pensare di togliersi la vita e di farla finita? Assolutamente no. Assolutamente no. Quindi stai bene, sei felice, sorridi? Sono felice, sì. Dillo proprio. Sono felice, sì. Con cazzimma, dillo proprio. Sono felice. Perché sai, cioè, nel senso, so che sei stata 6 mesi in televisione, però probabilmente una chiacchierata così intima non è l'ho venuta mai fatta. Fuori. No. È venuto fuori tutt'altro, bello, bellissimo, bellissima la tua amicizia con Diana, bellissimo il tuo amore con Andrea, bellissime le litigate che ci hanno tenuto compagnia, perché noi eravamo chiusi a casa e dipendevamo, certo. Anche mangiavamo con voi, per dirti, no? Però secondo me la Rosalinda di stasera io non l'ho mai ascoltata così, ma quando ti ho telefonato speravo di ascoltarti così. Ma guarda, perché onestamente ho trovato poche persone interessate a conoscermi veramente come hai fatto tu, ecco, ad ascoltarmi, ad ascoltare la mia storia. E io sono felice perché mi sembra di stare ad una chiacchierata tra amici piuttosto che comunque in diretta, praticamente. Grazie Rosalinda. Stanno guardando tutti. Grazie. L'appuntamento è con la prossima puntata, adesso facciamoci due risate. Grazie ancora. Grazie con a te. Stefano Musazzi.